18 concerti itineranti e tutti gratuiti, una scuola di improvvisazione ed infine grandi musicisti provenienti da tutto il mondo. Avremo Jérôme Sebag, Laren Koch da New York e da Parigi e poi partiremo con altri musicisti che comunque verranno da New York o al Talmor. Cortona è così diventata la capitale del jazz per 5 giorni, sino a martedì 1 maggio. Abbiamo lavorato tutto l'inverno per creare questo festival, 18 concerti, 5 giornate di jazz, studenti possiamo dire da tutto il mondo, abbiamo addirittura una ragazza dalla Berklee School, più i ragazzi da Ginevra, e altri studenti dal Santa Cecilia e più qualcuno da Perugia. La prima edizione di Cortona Jazz ha preso avvio all'ora del tramonto con il trio Giulio Stracciati, Ares Tavolazzi e Stefano Cocco Cantini che si sono esibiti nella stupenda piazza davanti al Duomo. Il jazz viene accolto dappertutto, se si pensa che è nato nelle strade dei disperati di New York, forse qui ci sta benino, insomma, questa bellezza di posto e di tutte le nostre belle perle della Toscana. Ma la lunga maratona musicale cortonese interesserà tutto il centro storico. Il nostro format è quello di scoprire la città. Questa è una delle piazze con la vista forse più bella, ma in realtà non è poi così conosciuta dai turisti. E noi speriamo di portarli, ma anche altre situazioni non solo non sono conosciute dai turisti, ma tante volte dai stessi cortonesi. Sono angoli di paradiso all'interno di questa città che però tante volte non sono conosciuti. Noi attraverso il jazz, come vedete anche l'installazione, noi mettiamo soltanto gli strumenti, una scenografia molto, molto minimalista, il pubblico e i musicisti, sono musicisti, pubblico, nulla di più.